Zoltan e la moglie hanno affrontato un fenomeno noto a molti, giorno dopo giorno. La enuresi notturna si verifica in molte famiglie e nei bambini è la terza condizione più comune. L'incidenza è del 10% nei bambini di età pari o superiore a 7 anni. Secondo alcune stime, oggi 90.000 bambini in Ungheria soffrono degli effetti fisici e mentali della minzione a letto. Siamo sposati da 11 anni e abbiamo due figli da questo matrimonio, Balint e Benedikt. Balint ha 10 anni e Benedikt ha 7 anni. Benedikt sta per iniziare la scuola, Balint è ora in quinta elementare. Úgy gondolom, hogy ilyen idegrendszeri rendellenességgel küzd, mint amivel én is korábban fiatal koromban, amit igazából nem tudnak az orvosok megmagyarázni a mai napig. Mio figlio minore ha un disturbo del sistema nervoso, come me quando ero giovane. In effetti, anche oggi, i medici non possono spiegare quale potrebbe essere la causa della minzione a letto. Penso che molti genitori abbiano sperimentato questo fenomeno con il loro bambino. Può succedere per un bel po' di tempo, anche fino a 7-8 anni. Rendszerre lehet kapcsolatos, de igazából nem nagyon tudnak rá semmilyen megoldást találni. Hát megijedtem, hogy ez most vajon ez meddig fog tartani. Életünk egyik... Sanno che potrebbe essere correlato al sistema nervoso, ma non sono davvero in grado di trovare alcuna soluzione. Ero preoccupato per quanto sarebbe durato e quanto questa battaglia influenzerebbe le nostre vite. Uso il peptide C a causa del mio cancro e non ho metastasi. Ho scoperto che il peptide C ha un effetto positivo su di me. Ho pensato che dato che aveva effetti sul sistema nervoso, lo avrei provato su mio figlio minore. La terza o quarta volta che abbiamo usato il peptide C, la minzione a letto si è fermata e devo dire che quasi da un giorno all'altro. Per quasi un mese e mezzo abbiamo usato correttamente il peptide C e non ha mai bagnato il letto, neanche una volta. Beh, è stato un gran piacere per tutti noi. Lo abbiamo indovinato, ma non abbiamo osato credere che fosse dovuto al peptide C. Quindi abbiamo pensato che se non lo avessimo usato, sarebbe stato tutto a posto. Arra, hogy ezt használjuk, és bizony azt tapasztaltuk, hogy körülbelül egy olyan másfél-két hét múlva visszatért. Che potevamo non averne più bisogno e abbiamo scoperto che era tornata circa due settimane dopo, nonostante a un livello meno intenso di prima. Subito pensammo di riprendere il peptide C e questo poi ha normalizzato le sue condizioni. Ora non usiamo il peptide C ogni notte, solo una o due volte a settimana. Con questo principio attivo, con questa intensità, con questa regolarità, siamo riusciti a trascorrere le notti senza bagnare il letto. Quindi siamo molto molto soddisfatti di questo principio attivo e siamo molto contenti che alla fine sembra esserci una soluzione per questo disturbo completamente inspiegabile. La proinsulina peptide C regola anche il corretto funzionamento del sistema ormonale attraverso il sistema nervoso centrale e può, se nel caso, influenzare la quantità di vasopressina, l'ormone antidiuretico, prodotta nel corpo umano. Se il livello dell'ormone antidiuretico scende in modo significativo, può portare ad un'urgenza urinaria. Inoltre, il sistema nervoso regola il corretto funzionamento, il rilassamento o la contrazione della vescica. Si può dire che l'uso del peptide C, che è benefico per il sistema nervoso, può influenzare favorevolmente la regolazione della stimolazione urinaria. Azok a szülők, akik ebben benne vannak és harcolnak, azok pontosan tudják, hogy mennyire macerás az takarót vagy lepedőt keresni, ami mondjuk nem. I genitori che sono coinvolti e lottano con questo sanno esattamente che seccatura cambiare quotidianamente le lenzuola bagnate e trovare lenzuola impermeabili. Quando bagni il letto devi cambiare le lenzuola ogni volta, lavarli e se sei fortunato hai un altro paio pronto. Quando questa enuresi notturna accadeva tutti i giorni, ho notato che Benedikt aveva un pessimo stato d'animo ed era molto turbato da tutto. Naturalmente si sentiva come se fosse diverso dagli altri, da suo fratello. Siccome nessuno di noi soffre di questo problema, di conseguenza la sua autostima è diminuita.
Da quando ha usato il peptide C e dal momento che lui stesso ha sperimentato i suoi effetti positivi, può finalmente sentirsi come noi. Quando non ha bagnato il letto per la prima volta, ha iniziato a rallegrare. Sono molto lieto di poter dire che questo periodo è finito e spero che esso possa aiutare gli altri nello stesso modo. Nel nostro caso, ora sembra che abbiamo finalmente trovato una soluzione. Le informazioni in questo video non sono state valutate dall'Agenzia Sanitaria, né dall'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, o da qualsiasi altro organismo medico, autorità medica. Non miriamo a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Le informazioni sono condivise solo a scopo didattico. Devi consultare il tuo medico prima di agire su qualsiasi contenuto di questo video, specialmente se sei incinta, stai allattando, prendi farmaci o hai una condizione medica.